Cominciamo col dividere la coda in tre sezioni. Insieme alla terza prendo il nastro. E abbiamo tre sezioni. Prendo la prima sezione e la passo sotto. E il nastro lo passo sopra la prima e lo tengo con la sinistra. A questo punto prendo l'ultima sezione e la passo sopra. Prendo il nastro e lo passo sopra la terza sezione, lo riprendo con la destra. La prima passa sotto. Il nastro lo passo dietro a questo punto, prendendolo con la mano sinistra, così. Prendo la ciocca che sta dietro, quella che sta sotto, e la passo sopra. Prendo il nastro e lo passo sopra, lo tengo con la destra. La prima in alto, la passo sotto. Il nastro lo passo dietro, lo riprendo con la sinistra. L'ultima che sta sotto, la passo sopra. E prendo il nastro e glielo passo sopra, riprendendolo con la destra. Il trucco è tutto questo. La prima sotto, il nastro da dietro, l'ultima sopra, il nastro da sopra, sotto, nastro dietro, sopra, nastro passato davanti. Di nuovo la prima sotto e il nastro dietro, l'ultima sopra e il nastro sopra, la prima sotto, il nastro da dietro, l'ultima sopra, il nastro davanti. E io mi fermo perché Lolly non ha più capelli. Bene, a questo punto si può chiudere. Io momentaneamente la blocco con lo stesso nastrino, così. La treccia è finita, però volendo si possono allargare un po', così da enfatizzare anche questo gioco. Bene, grazie.